Care professoresse e cari professori, non c'è dubbio che la notizia di questo mese sia il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è stato inviato dall'Italia alla Commissione europea. In realtà, parlare di notizia del mese è riduttivo, dal momento che il PNRR influenzerà lo sviluppo del nostro paese per i prossimi anni, se non di più. Quindi vi proponiamo una breve guida per parlarne in classe con le vostre studentesse e i vostri studenti. L'ambiente è sicuramente una delle parole chiave del PNRR, ma è anche al centro di una storica sentenza che viene dalla Germania, dalla Corte Costituzionale tedesca, in tema di riduzione delle emissioni di gas serra. Una sentenza importante perché la Corte prende una posizione del tutto innovativa in tema di diritti delle generazioni future. Ma restiamo in tema di futuro per parlare della piattaforma multilingue che è stata lanciata nelle ultime settimane per la conferenza sul futuro dell'Europa. È un'ottima occasione per aumentare il livello di partecipazione dal basso alla vita dell'Unione Europea, perché davvero chiunque può collegarsi, partecipare, esplorare i temi già proposti e anche proporne di nuovi. Ed è proprio quello che vi suggeriamo nell'attività finale collegata a questo articolo per stimolare le vostre studentesse e i vostri studenti. Per finire, vi proponiamo una sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite sul tema dell'adozione di un minore da parte di una coppia omosessuale. E poi torniamo a dare ancora uno sguardo al PNRR per quanto riguarda il rilancio del settore turismo e cultura in Italia. Noi, come sempre, vi auguriamo un buon lavoro e ci vediamo qui fra un mese.